Avete dominato tu entrambe le volte? Ma dominato, dai, non mi sembra neanche. Non mi sembra. Ieri un po' meglio, oggi siamo stati molto ordinati in campo, siamo andati avanti di 3 gol e da lì abbiamo cercato di continuare e tenere il risultato. Primo tempo è stato decisivo. Sì, il primo tempo siamo partiti forte, il secondo hanno giocato meglio loro, siamo stati capaci di tenere senza ricevere gol contro e il terzo l'abbiamo un po' gestito. Forse nel terzo tempo la stanchezza si è fatta sentire da entrambe le squadre. Sì, sono d'accordo. Terzo tempo eravamo un po' stanchi da una parte anche dall'altra, ci sono state poche occasioni. Bene per noi. Cosa vuol dire per una società come il Pergine portare a casa un trionfo, forse il più importante della sua storia? Sicuramente è il nostro trofeo più grande. È qualche anno che stiamo lavorando e se siamo arrivati 2 o 3 volte vicini e non eravamo stati ancora capaci di portarla a casa, quest'anno ci è andata bene, siamo felicissimi. Aver vinto questa coppa vi dà lo slancio per finire il Master Round, per puntare a fare quello che ha fatto lo scorso Varese? Intanto ci godiamo la coppa e dopo ci penseremo. Cosa vi aspetta? A parte che abbiamo visto un grandissimo pubblico accorso da voi a sostenervi. Wow. Sì, sono d'accordo. Dobbiamo ringraziarli, sono sempre con noi, quindi dobbiamo dire un grosso grazie. E la cosa però mi sento di dire, un applauso anche al pubblico di Varese che nonostante la sconfitta quasi tutti oggi erano al palaghiaccio. Sì, Varese è una città di hockey, quello si sa, e rispondono sempre bene a questi eventi, quindi complimenti anche a loro. Grazie e ci vediamo ai playoff. Crepi, grazie.